matrimonio segreto, ovvero la perfetta commedia degli equivoci. Un successo immediato fin dalla sua primissima rappresentazione a Vienna. Addirittura l'imperatore Leopoldo II ne fu talmente colpito da farla ripetere da capo la sera stessa, dopo aver generosamente invitato a cena i protagonisti. Cimarosa è l'erede di Mozart e anticipa Rossini. Un'opera buffa che continua a farci divertire da più di 200 anni, resa ancora più vivace questa volta dalla modernissima lettura del grande Pierluigi Pizzi. Vi aspetto qui in teatro.